Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. In questa puntata di oggi, come anticipato in apertura, parleremo dei nuovi rischi che possono subentrare in azienda, considerando anche il particolare periodo di pandemia, e in che modo possono essere prevenuti, quindi quali possono essere i protocolli che si potrebbero, ecco, adottare per prevenire questi rischi. Ne parleremo con i nostri ospiti in collegamento, che saluto partendo proprio dall'avvocato Martina Pivetti, Head of Legal Italy Avon Cosmetics. Ben arrivata tra noi. Buongiorno, Grazie, buongiorno. inizierei proprio da lei allora, dunque, visto che la sua realtà è una realtà importante. Le volevo chiedere allora, dunque, considerando appunto quello che è il tema principale della puntata di oggi, quali sono i nuovi rischi per la vostra azienda, considerando appunto il periodo molto delicato e particolare di pandemia che ancora purtroppo stiamo vivendo? Sì, grazie. Ovviamente la nostra azienda è presente sul mercato dal 1886, un'azienda che ha avuto una grossa evoluzione soprattutto nell'ultimo anno di pandemia. Come tutti ricorderete, Avon è, quando si pensa ad Avon, si ha l'immagine della classica venditrice porta a porta che si reca al domicilio dei propri clienti, quindi abbiamo dovuto gestire sia il rischio legato soprattutto ai nostri dipendenti, perché abbiamo due sedi, una nella quale c'è il nostro headquarter, diciamo italiano, nella provincia di Turate, dove abbiamo i nostri uffici, quindi dove ci sono le funzioni aziendali quali l'amministrazione, finanza, legale, marketing. Sourcing, diciamo, tutti quei ruoli che svolgono la propria attività in azienda, però comunque non hanno necessariamente la necessità di operare presso gli uffici. Invece, nella nostra sede di operativa di Anagni, in provincia di Frosinone, abbiamo il nostro branch all'interno del quale viene svolta l'attività logistica. E ovviamente in quella sede i rischi sono assolutamente differenti rispetto a quelli degli uffici di Turate. Quindi, in situazione di pandemia, ci siamo visti costretti ad adottare misure e protocolli diversi nelle due sedi. Per esempio, proprio a marzo dello scorso anno abbiamo immediatamente adottato tutti quei protocolli che i datori di lavoro erano tenuti ad implementare all'interno delle proprie aziende. Facendo sì che tutti i dipendenti sin dal giorno 1 potessero lavorare in modalità agile, quindi da remoto, pur tenendo gli uffici aperti per le necessità impellenti o comunque per consentire ai dipendenti di poter svolgere la propria attività qualora ne avessero una comprovata necessità. Invece, per quanto riguarda il nostro plant di Anagni, ovviamente la situazione era diversa perché si tratta di un plant nel quale ci sono all'incirca 100 dipendenti. Quindi la situazione è stata assolutamente differente. Abbiamo dovuto adottare dei protocolli di sicurezza che consentissero di essere in grado di dimostrare che non ci fossero state negligenze da parte del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quindi ritengo che in questo contesto pandemico sicuramente sia molto importante che il datore di lavoro sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte quelle condotte necessarie e tutte quelle cautele che sono necessarie anche alla prevenzione degli stessi reati che di fatto vengono ben disciplinati dal DLGS 81 del 2008 e dallo stesso decreto legislativo 231 del 2001. Quindi credo che siamo stati sempre tempestivi e molto attenti proprio in questo senso. Volevo chiederle allora a questo punto in che modo è cambiato il sistema di tutela dei reati, in azienda? Allora, dal nostro punto di vista, sicuramente l'attenzione alla sicurezza è aumentata sempre di più, tant'è che il motto del nostro amministratore delegato è proprio Stay Safe e l'abbiamo implementato nei fatti, facendo sì che i dipendenti potessero, diciamo,
più del 50% della popolazione aziendale svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto. Quindi in questo senso abbiamo fatto sì che il nostro DVR fosse sempre ben aggiornato in modo tale da dare atto tutti gli accorgimenti e tutte le attività che l'azienda poneva in essere al fine di gestire il rischio nel migliore dei modi. Quindi abbiamo gestito il rischio in modo ponderato e sicuramente molto, molto cautelativo e conservativo. Ovviamente per quanto riguarda invece il branch, dove i rischi in materia di salute e sicurezza sono molto più alti, ovviamente abbiamo avuto un'attenzione e un'accortezza più alta, innanzitutto per tutelare il datore di lavoro, innanzitutto, ma anche la salute, soprattutto la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti. Poi è ovvio che un innalzamento dei livelli di controllo deve essere adottato nell'ipotesi in cui la società acceda a finanziamenti piuttosto che a misure di sostegno della difficoltà finanziaria di un'azienda che fortunatamente non siamo stati costretti a richiedere, però sicuramente ritengo che in generale sia un punto di controllo che in questo contesto debba far aumentare i livelli di controllo a livello aziendale. Sicuramente sono delle nuove fattispecie di rischio che fino a un anno fa non c'erano, comunque non così come oggi. La ringrazio, io ringrazio l'avvocato Martina Pivetti, Head of Legal Italy di Avon Cosmetics, per essere stata con noi, per il contributo che ha fornito in questa prima parte di Doppio Binario. La ringrazio ancora. Grazie mille. E a questo punto introduco il secondo ospite della prima parte di Doppio Binario, l'avvocato Chiara Padovani, founder dello studio legale Padovani. Ben arrivata tra noi. Grazie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Dunque, l'argomento di oggi è, come anticipato, quindi abbiamo già parlato con il primo ospite, la prevenzione dei reati in azienda. Ecco, allora le chiedo in che modo sono cambiati i rischi, di reati in azienda, soprattutto considerando questo, particolare contesto storico in cui, insomma, ci troviamo ancora purtroppo in, pandemia. Beh, certamente la pandemia ha, a mio avviso, segnato una rivoluzione copernicana per le aziende nella gestione del risk management e nella fase anche del risk assessment. Perché? Perché per la prima volta dall'entrata in vigore del decreto legislativo 231 del 2001, le aziende sono state poste di fronte ad un rischio non direttamente riconducibile, non necessariamente riconducibile alla propria attività aziendale. Questo cosa ha comportato? Ha comportato la gestione di un rischio in termini non di prevenzione, proprio perché il virus, la sua portata non era prevedibile e ancora oggi non è così del tutto perfettamente scientificamente inquadrata, ma ha posto le aziende a doverlo gestire in chiave precauzionale. Ovviamente poi, questi in termini generali, quindi è cambiata proprio la metodologia per affrontare questo tipo di situazione. Ma poi abbiamo visto, sia nella fase di pandemia densa che nella fase di post cosiddetta pandemia, come si siano creati rispetto agli stessi rischi di reato presupposto, si siano creati dei rischi sia direttamente legati alla pandemia, e ovviamente non posso che riferirmi alle tematiche di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche rischi indiretti legati cioè a un aumento esponenziale legato ad esempio ai reati informatici per l'uso spasmodico, continuativo dei sistemi di IT aziendale, tra l'altro non come dire, affiancati da un adeguato magari controllo da parte dell'azienda per le attività in smart working, oppure i reati collegati alla pubblica amministrazione per ad esempio l'uso dei vari ammortizzatori sociali, ma anche dei vari finanziamenti che sono stati previsti per agevolare le aziende a livello governativo in questa fase. Quindi una diciamo metodologia diversa, rischi nuovi
diretti ed indiretti. Questo è stato estremamente ed è estremamente sfidante per la tenuta dei sistemi di compliance. Ringrazio. Allora le chiedo quali protocolli di prevenzione è utile adottare in questo caso. Guardi, credo che occorra distinguere tra i protocolli di cui una società, in base ovviamente ai propri rischi reato rispetto ai quali è più sensibile, è già dotata, che dovranno essere corroborati, dovranno essere implementati. Quindi tutti i protocolli legati alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, dei cybercrime, dei reati informatici, ma anche dei reati collegati alle frodi in commercio, dovranno essere implementati e corroborati. Non solo, ma credo che questa situazione così straordinaria, così sconvolgente e nuova, abbia in qualche modo insegnato ai sistemi di compliance di dotarsi sempre di una sorta di procedura di crisi dell'azienda, di come gestire le crisi non prevedibili, perché non legate appunto direttamente a quel tipo di attività aziendale, ma che purtroppo la storia ci sta insegnando che possono avvenire, come appunto quelli legati all'epidemia. Io la ringrazio, ringrazio ancora l'avvocato Chiara Padovani per appunto il suo interessante intervento di oggi. Grazie ancora. Bene, Grazie a lei, è sempre un piacere. Buon pomeriggio. buon pomeriggio a lei. Allora io naturalmente invito i nostri amici che ci seguono di restare sintonizzati qui sulle fonti TV, in quanto termina la prima parte di doppio binario, ma pochi minuti di pubblicità e ritorneremo qui in studio con la seconda parte con Gabriele Ventura. A tra poco.